First reaction, shock. Il Portogallo ha appena perso 1-0 contro il Marocco ed è fuori dal mondiale. Noi siamo italiani, che ce frega? Io invece ve ne voglio andare a parlare perché è un momento storico sia per il calcio africano, perché il Marocco ha scritto la storia, è nella storia del calcio, ma soprattutto perché questa è stata l'ultima partita di Cristiano Ronaldo in un mondiale. E vi voglio dire la mia, perché voi sapete che Cristiano Ronaldo è da sempre uno dei miei giocatori preferiti. E vedere quelle immagini di un Ronaldo che esce sconsolato, piangendo, un po' mi hanno fatto male. E visto che me l'avete chiesto in tanti, volevo andare a commentare questo momento. E mentre lo facciamo, in sottofondo vedrete dei gol, delle azioni, i momenti più spettacolari della carriera di Cristiano Ronaldo. Perché secondo me c'è qualcuno che si dimentica troppo facilmente di chi stiamo parlando. Certo, la Coppa del Mondo, che secondo me non avrebbero comunque vinto, sarebbe stata proprio la ciliegina sulla torta per la carriera di un calciatore di questo livello. Non so quanto dovremo aspettare per trovare un altro giocatore che farà quello che ha fatto Cristiano Ronaldo nella sua carriera ad alti livelli per così tanti anni, non solo per i trofei che ha vinto, ma anche per tutti i record che ha conseguito e per quello che è stato e che è ancora Cristiano Ronaldo. Vi ricordo, probabilmente il calciatore più famoso al mondo, seguito da 500 milioni di persone su Instagram, nessuno come lui, è sicuramente un qualcosa che è andato oltre il campo, ma questo lo sappiamo. Quello che è successo però oggi ha dell'incredibile. Quello che voglio fare io in questo video, ragazzi, è parlarvi del mio dispiacere verso Cristiano Ronaldo, quello che ha rappresentato per me, parlare anche di quello che è stato questo mondiale, perché ho seguito poco. Io ho seguito Portogallo e Argentina, perché sono le due squadre che ho tifato in questo mondiale, cioè che vorrei che vincessero questo mondiale. Per motivi che sapete, sognavo una finale romantica tra Argentina e Portogallo. E ci poteva pure sta, no? Per come si era messo il tabellone, questi sono sogni. La realtà è un'altra. Cioè, Argentina-Croazia non è così semplice. E vedete, Portogallo-Marocco non è stato così semplice. Però appunto, non dobbiamo togliere meriti. Anzi, io faccio grandissimi complimenti al Marocco e anche a tutti i tifosi marocchini, perché comunque noi in Italia abbiamo una forte presenza di marocchini. Insomma, gente che viene dal Marocco. Per... visto che noi non ci stiamo, io simpatizzo Marocco, anche perché hanno eliminato la Spagna. Quindi per me, ragazzi, avevo Marocco tutta la vita. Però, ecco, il Marocco è sicuramente una bella favola calcistica da raccontare. L'ho studiata un po' di più in questi giorni ed è veramente incredibile quello che stanno facendo. Ora qualcuno dirà, vabbè Mike, si sono messi dietro tutta la partita. Ragazzi, ce lo stiamo dicendo tra noi. Siamo italiani, il catenaccio ce lo siamo inventati noi. È un modo di giocare, è un modo per vincere. Cioè, se tu hai quella squadra di cui io non conoscevo molto i giocatori, a parte Hakimi e quelli più famosi. Apro una parentesi, anch'io come Luis Enrique sono stato stregato dal numero 8 del Marocco, o Unawi, come si chiama? Non lo so manco. Ma è uscito questo, è fortissimo. Ragazzi, ci saranno un milione di giocatori più tecnici, ma questo dura 120 minuti, sta ovunque, corre, fa... veramente tanta roba. Ovviamente tutte queste cose le puoi conoscere solo se vai a studiare la squadra. E penso, arrivati a questo punto, che diversi allenatori, diversi CT non abbiano studiato il Marocco. È stata una grandissima impresa, così come lo è stato con la Spagna. Perciò, ragazzi, complimenti al Marocco, che è nella storia del calcio africano. Vedremo, ragazzi, dove potrà arrivare. Cioè, comunque sta in semifinale di una Coppa del Mondo. Entrano poi in gioco tantissime altre cose, come la motivazione, come la mistica del calcio, perché oggettivamente tu vedi Portogallo-Marocco, dici vabbè, Portogallo è andata. Ma così come Croazia-Brasile, tu dici vabbè, Brasile. E invece no, ragazzi, perché comunque giocano sempre esseri umani in campo. E va bene la tecnica, va bene la condizione fisica. Poi però, ragazzi, c'è l'aspetto mentale, c'è la corsa, c'è il non arrendersi. Vedete che è successo per esempio in Argentina-Olanda. E quando è l'ultimo ci puoi avere anche il giocatore più forte al mondo. Poi se prendi gol all'ultimo secondo finisce tutto in vacca, saltano gli schemi. E poi, ragazzi, basta un errore e tu esci dal mondiale. Perché cioè hanno fatto un gol con la papera del portiere e poi tutti dietro. Ragazzi, vero. E il portiere ha spaperato. Vabbè, però, raga, non vi devo spiegare il calcio. È chiaro che se tu segni un gol così o in un altro modo e stai avanti contro una squadra più forte, te metti dietro, punto. Cioè, è così. Strategia vincente, perché hanno vinto. Ora, ragazzi, della partita in sé non voglio neanche troppo parlare, perché è andata esattamente come mi aspettavo. Cioè, il Portogallo più forte tecnicamente, tanta qualità, tanto estro, tanto tutto. Però se ti trovi un muro davanti, ci sbatti continuamente. Poi, se mi posso avventurare, il Portogallo, come
diverse altre squadre, ma pure la Francia. Ora io non so come finirà Francia-Inghilterra questa sera, però per me la Francia c'ha uno degli allenatori più scarsi di tutto il mondiale e però c'ha la formazione più forte. Anche Santos, cioè, non so come lo valutate come allenatore, ma per me è un pippone. Leva la gestione di Cristiano Ronaldo, che capisco sia stata complicata, ma adesso ne parliamo. Però c'è Cancelo, tu lo devi mettere, non puoi tirare fuori due partite. Leao lo devi mettere prima. Cioè, ci stanno un sacco di cose, ragazzi, che con quella squadra... Sì, il Marocco ha overperformato, ma non si può... certe cose non si possono vedere. Stiamo commentando un'impresa del Marocco e non gli togliamo assolutamente merito. Però, d'altra parte, ragazzi, c'è questo downfall del Portogallo. Io però mi vorrei soffermare prevalentemente su Cristiano Ronaldo, perché qua ha pianto il cuore un po', perché vedere Ronaldo così, nonostante, come detto anche ieri, sta facendo di tutto per rovinarsi l'ultima parte di carriera. Su questo siamo d'accordo tutti, perché scappa dalla Juventus, torna a Manchester United, non c'è più 20 anni, non c'è più quello dei tempi d'oro del Madrid, nonostante ancora la cura per il corpo sia al top, nonostante ci metterei la firma, arriva io a 40 anni come sta lui. Però ragazzi, il calcio si è evoluto, il calcio va più veloce, ha intorno a sé giocatori che vanno al doppio della sua velocità. È ancora, per esempio, in un campionato italiano, secondo me ancora farebbe la sua porca figura. Se fosse rimasto alla Juve, staremmo a parlare di un altro Ronaldo, perché è chiaro che se te ne vai in Premier League, dove sono fisici, sono tutti veloci, sono tutti delle bestie, è chiaro che segni di meno, al di là delle difficoltà oggettive dello United. Stai alla Juve, corsi caro in bocca e fai un po' come te pare, perché comunque da una parte c'hai il vantaggio tecnico di giocare con una squadra molto superiore rispetto alle altre. A parte adesso, raga, parliamo della Juve di Ronaldo, ok? E poi perché il campionato è quello che è, ragazzi. Già solo la presenza di Cristiano Ronaldo in mezzo all'area rispetto ai difensori italiani, che comunque l'Italia rimane uno dei campionati più difficili tatticamente, bla 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 bla. Parliamoci chiaro, Patrick Gabbaron, se deve marcare Cristiano Ronaldo è un conto, se deve andare a marcare un altro se lo mette in tasca, perché è un fenomeno. No, però, insomma, nonostante questa cosa qui, che è oggettiva che ci sia, io adesso non so dove finirà Cristiano Ronaldo alla fine del mondiale, si parla di Arabia Saudita, 200 milioni l'anno, io fossi lui non lo farei. Diventi poi il giocattolo dell'Emiro, diventi il giocattolo quelle persone lì che però vengono da un mondo e una cultura un po' diversa dalla tua, e è possibile, come è successo ad esempio a Stramaccioni, che rimani là. Poi succede tutto. Io non lo farei, me ne andrei, come sembrerebbe stia facendo Messi a Miami, negli Stati Uniti, in altro conto. Però sappi che se vuoi giocare a Champions League, non credo ci siano altre molte squadre che possano andarlo a prendere e metterlo in una squadra tranquillamente. O meglio, sì, ci sarebbe il Paris Saint-Germain. Messi, Neymar, Mbappé e Cristiano Ronaldo, bellissimo, ma mi sembra un po' infattibile. Ma pagherei io per vederla sta cosa, ma capiamo. Da una parte c'è la testa e poi c'è il fisico. Se oggi vi sembra un matto, è perché probabilmente lo è. Cioè, nel senso, non diventi Cristiano Ronaldo se non c'è una certa mentalità, se non c'è una certa testa. Quindi l'ossessione ti porta a determinati risultati, però vedete, quando poi le luci si spengono o se stanno per spengere, è difficile lasciare, no? C'era Cantona, però era un altro matto per parte inversa, che si è ritirato praticamente quasi all'apice per non lasciare un cattivo ricordo di sé, ok? Ma questo è un pazzo furioso. Quello che sta succedendo a Cristiano Ronaldo, quindi, sta cosa a quanto pare si è riflessa anche nella nazionale, perché si è parlato tanto di Cristiano Ronaldo, si è parlato più di Ronaldo piuttosto che del Portogallo. Io ieri facevo un pensiero, dicevo, ok, capiamo se questa narrazione è vera o no. Nel caso in cui fosse vera, è chiaro che può sembrare un po' antipatica come cosa, perché comunque sembrerebbe che Cristiano Ronaldo abbia degli atteggiamenti che vanno a mettere la sua persona sopra alla sua nazionale e potenzialmente sopra alla nazione intera. Noi non sappiamo quali sono i rapporti nello spogliatoio, noi non sappiamo quali sono le dinamiche. Può darsi pure che invece tra loro sono belli compatti, sono belli coesi, e il fatto che fuori si parli più di Cristiano Ronaldo piuttosto che della nazionale possa un po' alleggerire tutti gli altri giocatori. Lo stesso Consalito, che te fa 3 gol alla prima da titolare, insomma,
mi sembra uno piuttosto leggero, non è uno che sta là, oddio tutto annichilito, oddio ho rubato il posto di Cristiano Ronaldo, e mo che succede? Quindi noi non sappiamo bene come sono andate le cose, possiamo immaginarlo, però oggettivamente Cristiano Ronaldo è più grande della nazionale e probabilmente è più grande pure del Portogallo in sé, e sicuramente la gestione di un campione, di uno spogliatoio e di un mondiale con tutte queste pressioni può essere più o meno difficoltoso in base alla narrazione che abbracciamo. Io l'allenatore non è che lo ritengo sto fulmine di guerra, è andata così. Allora, siamo arrivati al punto del mondiale dove le squadre vengono eliminate. Ce può sta. È chiaro che ci troviamo un po' a commentare due upset, cioè due cose che hanno un po' sovvertito il pensiero comune, no? Perché Brasile-Croazia, esce il Brasile e tu vedi Neymar che piange, quello non te l'aspetti. Stessa cosa oggi, questa cosa inaspettata te lascia ancora di più l'amaro in bocca, ma altrimenti, ragazzi, stiamo nella fase di eliminazione, cioè vengono eliminate tutte. Ok, è scontro diretto, so che sto di una banalità, però è per dirvi, un conto è che tu floppi al girone e piangi, poi dopo ragazzi sono scontri diretti, cioè io penso che se te la giochi e perdi con la Francia, te la sei giocata, hai perso, ciao, è finita così, poi piangi lo stesso perché comunque tu hai il sogno mondiale. Ma così io credo che se chiedi a un portoghese, ah, te sta bene? È un po' come noi che siamo usciti con la Macedonia. Poi magari col Portogallo ci saremmo comunque usciti, perché io vi ricordo che dopo la Macedonia ci avremmo avuto il Portogallo. E dici, vabbè, oh, hai perso col Portogallo. Invece hai perso prima. Non dimentichiamoci però che Cristiano Ronaldo ha vinto un europeo col Portogallo e lo ha vinto in Francia contro la Francia. Un po' particolare, poi quella finale ve la ricordate, si fece male, diventò quasi allenatore in campo. Chissà ragazzi se non lo vedremo in altre vesti. Allora, per l'ego che ha, lo vedo difficile che possa diventare un allenatore, cioè a me sembra strano. Però tutto può succedere ragazzi, guardate Zidane, è stato uno dei più grandi giocatori al mondo, ha vinto tutto e ha vinto tutto anche come allenatore, quindi le vie del calcio sono infinite. Adesso c'è curiosità per capire che cosa farà Cristiano Ronaldo. A livello di club capiamo, perché comunque in tutto questo contesto ci stiamo dimenticando che è stato licenziato dal Manchester United. Ha fatto un'intervista con un giornalista, ha praticamente sparato a zero su tutto, squadra, dirigenza, Manchester United, ha spiegato tutto e questo ha portato al licenziamento da parte dello United. Alcune cose le condivido perché ragazzi il problema dello United è la dirigenza, che da quando sono andato Ferguson hanno cambiato proprietà, questi zero. Ma mi dispiace soprattutto non poter ancora accarezzare quel sogno della finale con Messi, perché Portogallo-Argentina, Ronaldo contro Messi, chi vince, vince la Coppa, ma secondo me vince anche il titolo di GOAT definitivo. Poi posto ragazzi che se si dovesse ritirare domani, la sua storia è scritta, rimarrà sempre e per sempre uno dei migliori in assoluto aver giocato a questo sport. Record, vittorie, quello che ha conquistato sul campo e soprattutto fuori. Ragazzi, stiamo parlando di un fuoriclasse assoluto e vederlo perdere così a me ha fatto sinceramente male. Però una cosa che non mi è proprio piaciuta è stato l'accanimento, cioè questo qualsiasi cosa fa gli vanno contro. Messi ieri ha fatto il devasto, cioè si è presa quella, ha parlato male dell'arbitro, è andata in faccia all'allenatore. Cioè immaginate la stessa cosa fatta da Cristiano Ronaldo. Ve lo chiedo, senza fanboismi, cercate di essere oggettivi. Secondo voi avrebbe avuto la stessa risonanza o sarebbe stato caricato di più? Perché vince contro la Svizzera, ma non ha festeggiato con i tifosi, ma non ha festeggiato con la squadra. E vabbè. Che poi, raga, cioè, un filo di verità ci sta. Però dovete pure pensare che quella è la star più grande di quella nazionale. È ossessionato da quello che sta facendo. Cioè, quello è il suo ultimo mondiale. Lui vuole vincere la Coppa. Vuole giocare sempre. Lo conoscete. Ha giocato 5 minuti. Quello che ha giocato al posto suo ha fatto tripletta. Ma secondo voi quello va a fare i caroselli? Ma comunque è meglio avercelo che non avercelo. Non gli rompe le palle, no? Pure, se ne vuole andare. Ma secondo voi questo vuole vincere la Coppa del Mondo? Se ne vuole andare dalla Coppa del Mondo perché non gioca? Ma quando mai? Non vi devo elencare i record. Rimane l'impronta nel calcio mondiale da parte di Cristiano Ronaldo, che comunque ha vinto un europeo col Portogallo. Avesse vinto pure il mondiale col Portogallo, ragazzi, staremo a parlare proprio di imprese clamorose, no? Pure se adesso il Portogallo è una buona nazionale, ma vi assicuro che io da quando seguo il calcio, per esempio, al Portogallo è sempre mancato la punta. Giocavo con Pauleta, io mi ricordo. Cioè, questi ci hanno avuto probabilmente il più grande marcatore della storia del calcio mondiale. Sì, magari adesso, ragazzi, Haaland, considerando quanti gol fa, probabilmente è destinato a infrangere altri record. Lo stesso Mbappé, chissà, ragazzi, se non vincerà la seconda Coppa del Mondo consecutiva. E questa, ragazzi, è sicuramente un bel tassello nella costruzione della propria legacy. Però
per come la vedo io, grandi come Cristiano Ronaldo e Messi, non lo so. Non lo so se ci arriveranno mai altri nel breve tempo. Poi fatemi sapere che ne pensate. A sto punto, se ti fa Messi, veramente, raga, dispiace tantissimo, ma complimenti al Marocco. Fatemi sapere che ne pensate. Appuntamento al prossimo video.